Trading in the Zone, uno dei libri capostipite del trading online. Sostanzialmente, che cosa dice? Prima di partire però, come sempre, se non mi conosci, il mio nome è Ale e in questo canale condivido il mio viaggio verso quello che è l'obiettivo di molti trader, ovvero diventare un trader full time. E nel mentre ti racconto le mie storie, le mie esperienze, e oggi sono qui a parlarti del libro di Mark Douglas, Trading in the Zone, uno dei libri praticamente veramente una bibbia, no, del trading sul lato psicologico. Quindi non parla di analisi tecnica, di tecnica o fondamentale, ma dell'approccio mentale che bisogna avere. Come sappiamo, nel trading è realmente 80% psicologia e 20% strategia. Se ancora credi il contrario, probabilmente sei ancora in una fase iniziale del tuo viaggio per diventare un trader profittevole, e soprattutto sei ancora in quella fase, se sei ancora in quella fase dove salti da una strategia all'altra, ecco, probabilmente c'è un problema di psicologia, perché una volta che trovi la strategia che ti dà un vantaggio sul mercato, non dico che sei a posto, ma da lì inizia l'avventura psicologica del trader. Allora, partiamo dal principio del libro. Allora, lui all'inizio dice una cosa molto semplice. Un giocatore d'azzardo che si presenta a una roulette, si presenta alla roulette con un'aspettativa di vincita, perché se no lui alla roulette non ci giocherebbe. E quindi parte già con una mentalità errata. Cosa succede? Inizia a scommettere, inizia a perdere una volta, perde due volte, perde tre volte, perde quattro volte. A quel punto iniziano a subentrare le vere emozioni, quindi rabbia, confusione, depressione, senso di concentrazione maggiore, perché tu più perdi, più in realtà sei concentrato a recuperare quello che hai perso e a provare a... No. Questo non deve succedere nel trading, ma spesso e volentieri succede proprio uguale come quando si è alla roulette. Arriva il trader che si aspetta, no, di vincere e di guadagnare dal trading. Dall'altra parte chi c'è? Dall'altra parte c'è il casinò. Il casinò sa che statisticamente può avere anche giornate negative, perché gli scommettitori possono avere serie positive. Ci può essere, che ne so, due o tre persone che nella stessa giornata fanno dei grossi numeri, che ne so, fanno tre jackpot, eccetera, eccetera. Quindi loro sanno che ci possono essere giorni negativi o anche settimane negative, ma sanno che sul lungo periodo hanno un vantaggio competitivo su chi sta scommettendo e quindi guadagneranno. E inoltre sanno che le perdite fanno parte del business. Mark dice proprio che i vincitori consistenti, quindi i trader di successo, pensano e agiscono senza emozioni, perché sanno che la prossima operazione è un evento casuale e che quindi una serie di eventi casuali possono portare una sequenza negativa. Ma, proprio come il proprietario del casinò, sanno che fanno parte del gioco e quindi vanno avanti perché sanno che nel lungo periodo saranno profittevoli. Fatta questa breve premessa, Mark ci dà 5 punti fondamentali, 5, diciamo, leggi fondamentali, che sono: la prima, tutto può succedere, quindi qualsiasi evento può accadere quando noi siamo a mercato. Non hai bisogno di sapere che cosa accadrà nel prossimo trade per fare soldi. Perché? Perché noi lavoriamo sulle probabilità, sulla statistica, e quindi non abbiamo interesse a sapere se il prossimo trade sarà profittevole o meno. A noi non interessa. C'è una distribuzione casuale tra vincite e perdite per qualsiasi dato insieme di variabili che definisce un edge. Cioè, è vero che tu hai un edge sul mercato. Edge che cos'è? Un edge è quando hai a tuo favore una maggiore probabilità di avere ragione all'interno di un sistema. Ecco, a questo punto si dice che tu hai un edge, hai un vantaggio. Ok? E lui dice,
nonostante tu abbia questo vantaggio, hai una distribuzione casuale tra le vincite e le perdite. Cioè potresti avere 10 vincite, 10 perdite, ma potresti avere vincita, perdita, vincita, perdita, vincita, vincita, perdita, perdita. È tutto completamente casuale. Una volta che tu sai in cuor tuo che questo è tutto casuale, lì cambia la tua psicologia e inizia a essere veramente profittevole. Ma andiamo avanti. Un edge, appunto, come vi dicevo, non è nient'altro che un'indicazione di una maggiore probabilità che una cosa accada sull'altra. E qui non mi dilungo oltre. La quinta ed ultima dice che ogni momento nel mercato è unico. Quindi anche lui dice: andare a rivedere gli eventi passati, perché è successo questo, eccetera, eccetera. Sì, il mercato ha memoria, però ogni singolo momento che tu sei a mercato è realmente unico. E questo perché lo dice? Lo dice per appunto adottare questa mentalità della casualità, di accettare, di abbracciare la casualità del prossimo trade, del prossimo evento. Quindi solo accettando queste 5 leggi fondamentali potrai essere in the zone, che lui lo definisce questo stato, no, di mente calma, dove appunto tutto può succedere ma tu rimarrai sempre sereno e sempre profittevole. Nel libro parla anche della gambler fallacy, ovvero l'errore dello scommettitore. E qual è? Praticamente è il farsi un'idea del prossimo evento, quindi del prossimo trade, che sia vincente o perdente, basandosi su una serie di eventi precedenti. Ti faccio un esempio. Prendiamo una monetina, ok? Sappiamo che abbiamo un 50% di possibilità che esca testa e un 50% di possibilità che esca croce. Ok, supponiamo che lanciamo la monetina ed escono 4 volte, però 4 volte testa. Ecco, la gambler fallacy, quindi l'errore dello scommettitore, dice: ok, è uscito 4 volte testa, la quinta volta uscirà croce. E così non è, perché ha le stesse probabilità di prima, no? Ovvio che su 100 lanci, ok, quindi un numero di esempi più cospicuo, avremo una stabilità tra il numero di testa e il numero di croce che verranno fuori, quindi avremo quasi un 50%, ok? Ma distribuiti in maniera completamente casuale. Quindi noi quando tradiamo non dobbiamo dire: cavolo, ho preso 6 trade, tutti stop loss, tutte perdite, ah no, adesso la settima per forza recupererò, sì, con la settima recupero. Non è detto, non sta scritto da nessuna parte che questo accada, ok? Hai le stesse probabilità. Quindi bisogna fare i bravi e rischiare sempre la stessa percentuale, perché appunto non sappiamo se il prossimo trade sarà vincente o perdente. Se lo sapessimo, ovviamente non staresti neanche qui a guardare questo video e saresti già più che milionario. Mark inoltre ci dà altri 3 principi di coerenza, li chiama, e li ho scritti qui per, diciamo, consentire al tuo stato d'animo di rimanere in the zone. E sono: identifica in maniera oggettiva il tuo vantaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi avere un metodo meccanico, cioè non discrezionale, e backtestarlo. Facciamo un esempio banale: entro ogni volta che il daily tocca la media mobile a 200 periodi, ok? Se lo tocca da sopra comprerò, se lo tocca da sotto venderò. La uso come resistenza dinamica, ok? Questo è indiscutibile. Cioè ogni volta che mi tocca compro, dall'alto verso il basso compro, ogni volta che mi tocca dal basso verso l'altro vendo. Questo è completamente oggettivo, quindi ho un metodo oggettivo ed è meccanico. E so che, adesso non l'ho testata, l'ho buttata lì, però se so che ho un vantaggio, boh, entro come un robot ogni volta che succede questo. Il secondo punto è quello di predefinire il tuo rischio. Dobbiamo sempre sapere, prima di entrare al mercato, dove piazzare lo stop loss e quanto sto rischiando di capitale. E il terzo ed ultimo dice: accetta completamente il rischio e non sorprenditi se il trade perde. Ok?
Quindi ancora una volta ci ribadisce il fatto di accettare la casualità. Dobbiamo abbracciare la casualità. Verso la fine del libro, Mark ci parla delle quattro paure fondamentali del trading, che derivano tutte dalla psicologia, e il 95% del nostro stato non in the zone deriva da queste quattro paure. La prima è il perdere soldi. La seconda è il nostro ego, che ci dice che non possiamo sbagliare, ma in realtà sbaglieremo, quindi avere un ego che va contro il nostro volere. La fear of missing out, quindi la paura, no? Che ne so, abbiamo piazzato il buy limit, il prezzo si è avvicinato, poi è ripartito, è andato via senza di noi, e iniziamo ad avere FOMO, allora diciamo no, devo entrare per forza perché questo è un trade incredibile, entri e poi dopo prendi lo stop. Quella è la paura di aver perso un'opportunità, la fear of missing out, no? FOMO. E la quarta e ultima paura è la paura di lasciare i soldi sul tavolo. Quindi magari abbiamo un trade che sta facendo dei buoni profitti, andiamo a chiudere questi profitti perché abbiamo paura di perdere quel profitto già fatto. E se invece magari avessimo tenuto aperto questa operazione per qualche ora, quella vincita sarebbe stata maggiore. Se magari noi abbiamo un metodo di trade che ci dice di prendere profitti a 1-3 e noi a 1-1 perché abbiamo paura di perdere, chiudiamo, ecco, stai andando ad alterare quella oggettività e quella meccanicità che ci serve per essere profittevoli. Ora, per riassumere in maniera definitiva, voglio fare uno schemino veloce per capire come essere in the zone e mi aiuto con la nostra trading view. E quindi cosa dice per riassumere completamente ed essere in the zone? La prima cosa è, boom, comprendere la probabilità, quindi capire effettivamente cosa stiamo facendo, cosa andremo a fare, capire che il prossimo evento è casuale. La seconda, abbracciare il rischio, quindi prenderci la responsabilità di quello che stiamo andando a rischiare e precalcolarlo sempre prima. Disciplina oggettiva, avere un metodo di trade meccanico, oggettivo, che una volta che mi sono dato le regole e so che ho un edge sul mercato, non lo cambio. Lasciare andare via le paure di cui parlavamo prima, quindi ego, perdere soldi, fear of missing out, FOMO e lasciare i soldi sul tavolo. E se riusciremo ad avere questi quattro grandi pilastri, riusciremo ad essere in the zone. Ragazzi, per questo video è davvero tutto. Se vuoi copiarti questo schemino, secondo me è molto utile e carino da tenere lì a mente da qualche parte quando iniziamo a perdere la retta via che Mark Douglas ci sta dando e continua a professare nel tempo. Ragazzi, vi dico, non perdete tempo a guardare ore di video di Mark Douglas, ripete sempre queste cose qui perché sono cose semplici, basilari, ma che pochissimi, solo il 5% rispetta e porta avanti senza alcun dubbio. Ragazzi, per questo video è davvero tutto, spero che questi video sulla psicologia vi possano aiutare e vi interessino. Se avete altre domande o altri libri che volete che io legga e poi recensisca, fatemelo sapere, anche in inglese non è un problema. Se il video quindi ti è piaciuto, iscriviti al canale e lasciami un like. Se vuoi invece vedere come trado i miei trade e tutto quello che riguarda il mondo del trading, puoi entrare sia nella community chat, dove puoi interagire direttamente con me, sia nel canale dove pubblico ogni singolo trade e la mia avventura verso il diventare un fan del trader. Per questo video è tutto, io ti ringrazio se sei arrivato fino qui e noi ci vediamo al prossimo video.